questa dolcissima cagnolina, un po' bassotta, un po' volpina, l'abbiamo chiamata Marella. Marella è arrivata stamattina sul canile di Ginosa. Era per le strade di campagna che vagava tutta sola. Seguiva chiunque, chiaramente abbandonata. Naturalmente non si poteva lasciare in campagna, quindi la piccina è stata presa e portata qui, che almeno è al sicuro, anche se all'interno di un triste box. Lei sembrerebbe avere meno di un anno di vita, sembrerebbe non essere mai andata in calore e non aver mai partorito, ma lo sapremo meglio con certezza martedì, quando ci sarà la veterinaria. Cosa dire di lei? È molto dolce, affettuosa, quindi chiaramente è stata con le persone, non è un cane selvatico, e ha una caratteristica fisica veramente buffa. Guardate qui, dietro il collo ha tutto il pelo che cresce al contrario. Non è il pelo che si drizza quando il cane è spaventato, no, lì è proprio così. Il pelo qui le cresce all'incontrario, viene in avanti, piccina. È proprio un segno particolare questo qui. E adesso che ne sarà della piccola Marella nel momento in cui è entrata in canile? Rimarrà in canile o troverà la sua famiglia? Il fatto è che qui non viene nessuno per adottare i cani adulti, vogliono tutti cucciolotti e di piccola taglia. Le possibilità che Marella venga adottata a Ginosa sono vicine allo zero, diciamo la verità. E allora internet è la sua unica speranza di essere vista e adottata. Se qualcuno se la sente di dare una casa a questa creatura, vuole riempire la propria vita di dolcezza perché lei è veramente un amore, può chiamarci, contattarci alla mail e al numero di telefono che noi indichiamo negli appelli e così cominceremo a parlare di adozione e a valutare le richieste per questa piccola. Nel frattempo naturalmente la vaccineremo e la sterilizzeremo. Non è vero Marella? Sì. Vedrai, sei in buone mani. L'unica cosa è che sei in un triste box e va bene, dai, faremo in modo che questa permanenza sia più breve possibile. Ciao piccolina, ciao amore, ciao occhioni belli, ciao!